Arcobalene, arcobalene e bentornati in questo nuovo video. Vedete con la stessa maglietta perché è lo stesso giorno dell'Aiko. E niente. Allora, in questo video mi andrò a truccare al contrario. So che sarà il delirio, ma io ci devo riuscire. Andiamo a legare i capelli con questo elastico, sinceramente gigante, ma comodissimo. Ragazzi, ho ancora queste macchioline, ma presto andranno via, mi ha detto il medico. Ho già steso la crema idratante. Allora, in pratica, questo è il mio trucco al contrario. Stavo cominciando dal fondotinta, che è proprio l'ultima cosa che devo fare. I like it. No, non è vero. La prima cosa che devo fare è il rossetto, perché di solito è l'ultima cosa che faccio. Quindi, allora, visto che io vado a stendere prima la matita e poi il rossetto, devo andare a stendere prima il rossetto e poi la matita. Oh mio Dio, che senso ha? Andrò a stendere questo qui di H&M, che sembra anche quello lì di Clio Makeup. Mi serve uno specchio, ragazzi. No, da subito specchio tipo sopra di me, ma vabbè. Andiamo a stendere questo rossettino, che sicuramente è anche molto facile. Ecco qua. Quanto è bello sto colore. Lo adesso riscopro. È stranissimo stendere prima il rossetto e poi vabbè. Adesso dovremmo andare a mettere la matita, che è questa qui di Kylie. Però non c'è niente, ci azzecca. Vabbè, andiamo a mettere la matita di Kylie, che si è anche un po' consumata. Anche un pochettino sopra per farlo durare un pochettino di più. Io credo che dobbiamo accendere anche questa luce. A me la luce del bagno non mi piace per niente, perché non fa venire niente realistico. E vabbè. Adesso passiamo al mascara. Sì, ragazzi, al mascara. Io non l'avrei mai pensato di mettere il mascara per secondo, perché sinceramente è l'ultima cosa che veramente faccio. E dobbiamo andarlo a mettere anche nella riga inferiore, perché ovviamente devo concludere il mascara e dopo non lo devo proprio più usare, ragazzi. C'è capito? C'è capito? C'è capito? Quindi una stranissima cosa. Andiamo a sedere questo qui di Sephora, che vedete in tutti i miei video. So che vi siete anche un po' stancati di vederlo sempre, ma sinceramente è il mio mascara preferito. Ce l'ho da tantissimo tempo, tipo dal 2017. Però è il mio preferito, ragazzi, cosa ci posso fare? Ok. Adesso vado a fare un'altra passata sopra con questo qui della Costo. Ok, e poi sotto usiamo il Maybelline The Big Colossal Shot. Oddio, le mie facce. Cerchiamo di contenerci, sono in un video. Vediamo questo eccesso. Cioè, raga, la guardate sta punta. Io sbaglio solo con questa punta. Guardate qua com'è più figo anche senza punta. Oddio, voglio andare a fare un'altra cosa, è bello. Cioè, ragazzi, dopo stendere il fondotinta, madonna, sto video è un disastro, sarà un disastro. Adesso eyeliner, ragazzi, non ho mai messo l'eyeliner, ma per fare tutto ancora più disastroso dobbiamo mettere anche l'eyeliner, sì. Ho questo qui di Miss Rose, che sinceramente è cinese, l'ho preso da Wish. Ma guardate qui che cosa bellissima, in pratica già fa la codina. Oh, così io non... No, ma io come lo applico? Non lo applicare. No, raga, io faccio un casino. No. Già l'ho applicato qui, sbagliato. Cerchiamo di sistemare qua. No, io non lo so applicare, quindi me ne vado proprio. Va, questa categoria. Dopo abbiamo l'ombretto. Ragazzi, applicare l'ombretto quando è già applicato il mascara è un guaio.
useremo la Just Peach per fare dei colori nudini. Ecco, sono veramente molto nude e io li straamo. Andiamo a prendere i pennelli da qui dentro. Ragazzi, nei video sono un po' disorganizzata, però sinceramente, scusate. Oddio, ecco i pennelli. Qui ne ho due a disposizione, quindi li uso. Andiamo ad usare questo qui, che cioè, lo sto strausando e mi piace tantissimo. Poi andiamo a prendere, vediamo un poco cosa combinare, questo marroncino, che pare il mio, è bellissimo, e lo andiamo a stendere come sulla piega, in questo modo. Raga, questo colore è fantastico. Non posso fare nemmeno il fallout, il baking, così cade un po' di polvere. Non lo posso fare perché ovviamente è un passaggio che si dovrebbe fare. Che dovrei fare tipo due cose dopo l'ombretto, vabbè. Andiamo a prendere un altro po' di questo marroncino, ovviamente. Lo andiamo a mettere nell'altra riga inferiore qua. Ragazzi, questo make-up sta venendo benissimo, sinceramente. Tutti i colori, perché mi sto impegnando per farlo venire al più. Ragazzi, voglio far vedere un attimo gli occhi. Vediamo se sta luce, come no. Non mi gusta. Così. Poi con l'altro pennello andiamo ovviamente a fare un po' di colore sulla palpebra e rimaniamo leggeri, perché sinceramente, raga, sono le 22:04, io mi sto truccando soltanto per fare un video. Quindi andiamo a prendere questo nude. Guardate qua quanto è carino. Ovviamente andiamo a levare un po' la polvere di cucina. Pronti? Comandare. Ah no, non sono molto polverosi questi ombretti. Ecco qua. Andiamo a mettere un altro. Ok raga, sto video, cioè sto ombrettino, è molto carino. E poi vediamo se trovo un pennellino molto sottile, ma per la sfiga che ha Vittoria non lo troveremo. E infatti, vabbè, andiamo a prendere, okay, questo, con lo stesso pennello che abbiamo steso il marroncino, andiamo a prendere sempre lo stesso marroncino, anzi andiamo a prendere questo qui a fianco al marroncino, che è anche molto simile, e lo andiamo a mettere nella, aiuto, aia, ma sono buttato nel, ma perché mi cade di tutto? Non capisco cosa volete. Ok. Ok, ne metto molto poco, se no mi brucia e dopo mi faccio tutto l'occhio rosso. Raga, sto mica. Mettiamo su aereo perché non c'è niente. Vabbè, dai, no. Vabbè, dai, no. No, no, no. Poi! Oh mio, perché cavolo mi urlo? Che minuti siamo? 50, 56, vabbè. Allora, dopo l'ombretto andiamo a mettere il blush. Cioè, raga, uso questo qui cremoso perché sinceramente dopo dobbiamo andare a stendere il fondotinta, quindi lo coprite per il tutto, ragazzi. Cioè, tipo, devi pensare a tutto. Andiamo a mettere un po' sulle guanciotte, tipo Heidi. Cosa volete? Cioè, sto ridendo tipo a spaccarmi le labbra. Però per il blush si ride. Non è vero, non dovete ridere per forza. E andiamo a sfumare, se no sembro Heidi, Heidi, ti sorrido nei monti, tipo perché mi faccio del male? Perché? Dopo di questo ho scelto l'illuminante perché sinceramente è una delle ultime, anzi lo dovevo mettere quando ho messo il rossetto. Vabbè, andiamo a mettere adesso. Ho scelto questo qui tutto unicornoso, guardate il packaging, è tutto unicornoso. E cioè, non ci sono, non c'erano parole, perché non si è rotto, si può sempre
utilizzare. Vabbè, comunque questo è bellissimo, sinceramente. Vai a prendere il mio pennellino, se lo trovo. Colore negli abissi, sottile. E andiamo in pratica a miscelare il tutto. Aspettate, aspettate. Che carino così. Guardate qua. Ovviamente dopo si va a sfumare, perché sinceramente se no sembro la palla della discoteca. E con una brush blender diversa, perché questa del brush è qui. Se sembro la palla della discoteca, sinceramente. Poi sul nasino. Volevo ovviamente scherzare, ma sinceramente che cavolo scherzo. Oddio, è saltata la... Brava, cade. Dai, perché cadi, cucciolo? Mi sento in colpa perché ho sbagliato. Ma voi mi guardate, voi mi perdonerete. C'è troppo un distacco. Ok, andando a posare l'illumina. Oddio, mi sta accadendo tutto, ragazzi. Non so perché. Ciao! Ovviamente dopo il blush ho messa la terra. Io ho questa terra liquida che adesso proprio adesso non trovo. Eccola qui. E questa terra liquida di H&M, che possono essere anche dei fondotinta, però sinceramente lo userò come terra. Andiamo a mettere almond e lo mettiamo sopra. Anche di qui. Poi andiamo a stendere soft sand, se ci riesco, e lo mettiamo sotto. Oh. So che forse non si fa così, ma io lo faccio così e dopo vado a stendere il tutto così, in questo modo molto confusionario. Però a me piace l'effetto che mi dà così. Poi se a voi non piace, raga, cambiate video. Sto scherzando. Ok, ma perché quando non c'è la beauty blender non ce la faccio più? Alleluia. Dopo la terra ci vuole la cipria. Cioè, ragazzi, ma do che cazzo ci azzecca la cipria. Andiamo a prendere il nostro pennellone da cipria. Se lo trovo. Se non lo trovo, non fa niente. Non ho segnato il correttore. Ah, sì, l'ho segnato. Brava bambina. La mettiamo un pochettino qua. Cazzo di cane. Mi piace troppo dire cazzo di cane nei video. Ecco qua, così, e dopo non posso neanche andare ad abbronzare perché mi dovevo abbronzare prima. Va bene, adesso è venuto il fatidico momento. Abbiamo quasi finito il correttore. Sì, ragazzi. Io il correttore sempre io, la prima cosa che faccio, invece qui sarà l'ultima. La penultima. Non so perché mi sento una scema a fare sto video. Non dovevo farlo. Non è vero, ragazzi, perché? Perché mi diverto almeno. È anche finito sto correttore. Però sinceramente è stato uno dei miei correttori preferiti. L'ho usato tantissimo. L'ho comprato in Messico da H&M. Lo trovo favolosissimo sto correttore. Anche se non ho tanto da riparare, ovviamente, però già in te è favoloso. Ecco qui un'altra beauty blender. Ce ne ho due uguali. No, una è rosa e una è arancione. Ok. Ma che è stato? Ok,
adesso il fondotinta, questo è un nuovissimo fondotinta che vado a sperimentare con voi, è del Kiko Smarto. Vado a sperimentare con voi perché non conoscevo prima. Piggio così, piano. Poi vado a pigiare anche da qui. Oh, quanto cavolo ne ho messo. Faccio così. Faccio così. Faccio così. Faccio così. Faccio anche così. Sì, ragazzi, ho messo l'illuminante. Adesso ci andrò a stendere anche quello. Oh mio Dio, questo video è un macello. Meno male che non devi uscire con questo make-up. Questo secondo me è un pochettino troppo chiaro per me. Però c'era, mi sto sbavando tutto il rossetto, che schifo. Questa beauty blender è troppo piccola per le mie mani. Andiamo ad usare questa qui che è più grande. Ah, cosa volete, amici miei? Cosa volete voi? La tua tipa, frate, c'hai i movimenti giusti. Mettiamo qualche canzone. Non so perché, così. Calypso. Una delle mie canzoni preferite. Ok ragazzi, ho finito. Questo era il make up finale. Che bello. E niente, spero che vi piaccia. Noi ci vediamo al prossimo video.